Belli ragazzi, sono eccoci qui in questo nuovo video. Come vedete siamo su Five e niente, qui in questi spot che vi sto facendo vedere dove sparo sono i primi spot dove potrebbe spawnare questo pezzo che appunto è sotto la scrivania. Questo è il primo dei tre pezzi che ci serviranno per fare il pack a punch. Allora, dopo aver fatto ciò scendiamo sotto e attiviamo la corrente. Fatto ciò ci spostiamo nella stanza accanto e come vedete in questo punto, vabbè, ci potrebbe essere uno spot, anche se io poi lo trovo sopra questa porta morti qua. Sopra la scrivania ci potrebbe essere anche un terzo spot di questo pezzo che ho preso poco fa. Dopo aver preso anche questo pezzo ci dirigiamo diciamo al centro e dovremo attivare questi Defcon come diciamo su Five, nella vecchia Five per chi se lo ricorda. Perciò ci facciamo un bel giro della stanza, attiviamo tutti i Defcon e dopo ci dovremo teletrasportare dentro la stanza, quella segreta, che ovviamente ce la farà attivare. Una volta che ci siamo teletrasportati si aprirà una porta davanti a noi che ci dropperà appunto quest'altro pezzo, e una volta usciti diciamo da quella porta ci inizieranno a spawnare questi cani. Ok, dopo aver preso tutti i pezzi risaliamo sopra vicino alla first room e andiamo a creare questo amplificatore di segnale. Riscendiamo sotto e interagiamo con questo portale. Fatto ciò dovremmo aspettare qualche 2-3 secondi e ce lo teletrasporterà in mezzo e dovremo andare di nuovo ad attivare tutti i Defcon. Fatto ciò ci attiverà il portale verso il Pagapunch e potremo andare a potenziare. Molto molto figa questa cosa, che comunque ci fa teletrasportare su Moon, almeno un bel ritorno al passato. Queste pistoline comunque sono abbastanza carine per sostituire le 1911 diciamo che ci stanno. Comunque, dopo che saranno passati più o meno 20 secondi questo teletrasporto si aprirà e potremo ritornare nella mappa. Ragazzi, per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi e lasciare un bel like. Bella!